faccio scrivere un po' di voi. Buon Natale, Alfred. Grazie Simingione. Vuole uscire con Begatto stasera? 25 e 26 hanno fatto, tra l'altro. Marco Marco 25 e Simingione 26. Dai, il prossimo 27, dai. Amici, oggi non è un buon giorno, mi ha lasciato il motorino per strada. Vabbè, morto un motorino se ne fa un altro, Lady, comunque. Buon Natale! Dove sparisce ogni volta, po'. Mi spieghi cosa c'hai da fare l'ultimo minuto prima delle... Di ogni... no, cioè, non... lui dice sempre vado in bagno. Però perché non... sei andato adesso? Deve andare per forza. Se voglio pisciare ci ho messo un po' di più. Ma perché devi per forza andare all'ultimo minuto? Sì, perché dopo fino al 58 sei qui. Poi dopo sparisci. Ma lei dura un'ora, non dura tre anni. Abbiamo mollato Medieval e la coda... Grazie Curiamo. Grazie mille Curiamo. Che brutta che abbiamo visto nella nostra esistenza. La coda? De che? La coda? E infatti Gatto. Sì, ma Gatto è un'ora. Cioè, se gli scappa entro un'ora c'ha qualche problema. Ma la barca con i due mezz'ora deve andare a pisciare. Ma basta andarci tre. Ma io non vado in live prima, ogni mezz'ora. Non è che fosse. Dici... Cioè, io bevo un casino, ma vado dopo. La cosa, non la coda. Ho capito comunque. Random è così tanto Medieval perché sono fanboy di Medieval, però la era abbastanza bruttina, era sì. Ok, però sai cos'è, Gatto, se vai 2 minuti prima e poi quei 5 minuti non è che ma Gatto anche non tu resisti. Infatti no Adam male, c'era scritto che... coda o magari sono vabbè può capitare ovviamente no il controllo ma ci sta. Ovviamente può capitare, Espresso fa tutte le live. Quello fatto. Guarda, fa vedere. Magari sono qualcuno è già di... dentro l'onde live. Un ragazzo, cacchio. Quindi Gatto... Espresso mi unisco a te. Vabbè, no, se sei in sessione niente. Gatto, l'hanno peggiorato rispetto alla PS1. Oh, non ti saprei dire quello lì, sinceramente. Ma comunque meglio che mia sessione perché è piena di gente sta morendo. Allora sei uno stronzo, scusa, non lo potevi dire quando ti ho chiesto se mi ascoltato. Sì, l'ho detto subito in sto caso. L'ho detto davvero, e io sono in caricamento GTA Online da 20 minuti. Ah, è molto normale questo. Stronzo. Ma stronzo te che non ascolti mai. Bastardo. Moro se non si calma nel nuovo anno, io lo caccio dal canale però. In realtà è da più o meno settembre che è... Non è possibile. Cioè, sta diventando peggio di Esprit ultimamente. Ma io dove cazzo ma vivere con Esprit è dura per me, amici. Ma io non ce la faccio più, Senti, come faccio? Forno a vapore, grazie forno. Io mi butto qua sperando di non morire, amici. Vabbè, stai calmo che tu sei il novellino, comunque. Fatti, guarda. Ma anche morto, pensi come adesso. Sono morto purtroppo, amici. Ma anche tu non mi hai ascoltato niente, allora. Nessuno ascolta niente. Ma io ti ho detto che ero in caricamento, come facevo entrare. Buon Natale, grazie infinite, signore. Grazie, signore. Devo prima entrare in una sessione, poi al massimo mi unisco alla tua. Come faccio a sto peggiorando nella guida? Quello non è vero niente. No, Moro, assolutamente sì, è anche quello. Ma guarda. Poi io non parlo, per carità, però... Ah, sono peggiorato, ma sono comunque il migliore dei quattro. Ma secondo me è Esprit ormai il migliore. Adesso dei sì, Esprit è il migliore in qualcosa, quello stronzo. Vabbè, io mi suicido, ce l'ho sotto a fare io oggi, guarda. Buono, non ho finito. Allora, amici, come Gatto, vedete, sono... di... Ma io ho freddino con la magliettina, però sulla moto. Ma oggi è un freddo puttana. No, dico su GTA, figurati se ho freddo nella vita vera. Uno è non serve. Ma l'ho tolto la neve. Aspetta. No, no, da me c'è ancora, però sono in montagna, aspetta. Sono in montagna, quindi magari c'è la neve sempre. No, non c'è mai stato. Ah, ok, perfetto. Ma di che corte fa dormire del pigiama a 3000 metri? Sì, adesso... è perché ci fa vestire come dei disgraziati, io voglio vestirmi come Arrow. Giusto, io nei giochi di guida sono sempre stato il top. Falco, vedi il negozio come ti vestito? Ma tanto te lo rimette come vuole lui nella missione. No, ti metti, te lo salvi... Sono cresciuto con i giochi di guida io. È dal negozio, poi c'è sui completi salti. Allora, ma perché io l'ho già comprati i vestiti, quindi vorrei andare al negozio, metti addosso e salvare completo. Bellissimo, grazie. Ti puoi dare M per cambiare quanto vuoi. Pensate che il mio primo gioco per la PlayStation 1 è stato con i Metal Gear. Ma è stato Pandemonium. Era un platform, per chi non sapesse. Bello, bello. Mi sto unendo a GTA Online. Il 2 è un po' meno, però il primo era bello. Cosa fa le... Ma cretino!
Ma mi scusi, adesso va bene come tutto. Mi incazzo quando soffio il naso? Mi scusi, io lo faccio per lei, mica per altro. Trash è stato, non è stato il primo, però è stato uno dei primi. Però, no, il mio primo gioco per la Play 1 è stato oltre la demo, è stato Colin McRae. Parlo in tanti, Antonio. Ma no, era per il suo bene, Giorgio, non è che cioè, si poteva far male, freddo. Allora, quindi dobbiamo cambiare sessione. Adesso potrebbe essere. Volete venire da me che c'è la neve? Ah, Marco, quindi in un'altra sessione? E io perché non sono mai entrato da nessuna parte, ma ha messo online e sono rimasto qua, non so. Ma sono tutti pieni, sempre, porca puttana. Da me quanti sono? Fatemi vedere. Siamo pochi. Venite. Ma Moro, siamo insieme io e te. Scoperto adesso. Sì. Discoteca di Marco. È vero, io sono con Marco. Ah, mi sono unito a te, Marco, allora. E allora venite qua. Ma intanto non è piena per niente sta maglia. Ostia, più bene. Quanti sono, Marco? Non c'è scritto il numero, ma sono siamo pochi, un bel quindi... po'. No. Ma come no, Marco? Siamo pochini. Ma che dici? In zeta. Infatti non mi sembrano tanti a noi questi qua. Sono 20, no. Mica 20 è già più della metà della sessione. Infatti. Viene con 20. Ma si può entrare, entra. Ah, vedi due salti. Io vorrei andare a salvarmi i vestiti. Ma il negozio a caso, c'è lì accanto al... c'è lì il negozio, ma non so se ci sono quelli che volevo io. Ma c'è il completo comunque. Tutti. Ma non ci sono quelli che ho già comprato, sì. Sì, ci sono. Poi se non è un completo devi comprare. No, il primo gioco in assoluto, non della Play, era... Il mio mi sa Wario. Io forse un Worms o... Forse sta Game Boy. Ho avuto prima il NES dei Game Boy, quindi... O era Super Mario Bros. O c'aveva un Solstice. Si chiamava. Forse. Io non però mi no, mi sono avuto prima Super Mario Bros. Solstice. Se no, è un altro gioco che avevo per il NES. Tra l'altro c'ho ancora di là il cartone della della confezione della cassetta. La Confindustria, scusa. Allora, intanto io vado su, se tanto venite da noi, quindi, no? Eh sì, sono parlo. Ma io aspetta, a sto punto vado direttamente a prendere l'elicottero, appena spugno. Vai a prendere l'elicottero, intanto io sono allo YouTube, devo andare giù sulla paletta. C'è la mia UD di Arrow? Ma perché sono in piena città? Io c'avevo anche Duckhunt. Ma sono con voi, sono con... Poi mi dite, cioè io, allora, mi metto i miei vestiti e poi per salvare com'era? Crea la serie, crea la squadra, Moro. Crea la tizia qua, Marco. Ah, sì. Adesso creo. Quando c'è sta troia che mi chiama, stai zitta. Fai tanto Marco, l'elicottero. Ho fatto qua, ho fatto esso di lei. Poi c'è sotto spazio per modifiche completi salvati. No, sbagliato. Ah, ma prima li devo salvare, aspetta che me li metto, sì. Però. Ma così? Sì, però ancora non sono vestito come voglio. Ah, okay. Adolfo Furetto. Grazie. Grazie. Ma dove sono le parti inferiori? Ma le auto sequestrate dove andavano? Ho fatto magia io, guarda. Ma come sei elegante. Aspetta che lo voglio fare anch'io. Perché andavano le auto sequestrate? Dove si andavano a prendere? Come spiegato? Più invitati. Grazie, Morelli. Marco, veloce che dobbiamo andare a... A non andare a sedere, basta fare compere. Basta comprare poi. Sei nudo, sei mezzo. È il garage della polizia? E dov'è? Non c'era mica il simbolo una volta, non ti segnava? Ecco. Aspetta. Non siamo rosa oggi, però siamo violetti. Aspetta, partiamo, magari che manca se c'è la risale dello stile qua. Ma io volevo la maschera, dove era per mettere? No, l'Ester... La maschera volevi? Sì, c'era la maschera, accessori era. Copricapo forse? No, era accessori. Eccolo. Tutti i capelli speciali, cappellini. Poi come la salvo questa? Hai detto Esperit? No, qui? Esther non fa la tizia. Sì. E sotto c'è scritto elementi salvati, cioè modifica completi. Scritto sotto. Modifica completi. Con spazio, devi farlo, no? Ah, ok. E chi uno, poi fai il nome e lo lasci là. Poi non è Arrow, ma è la cosa più vicina ad Arrow che c'è. È tremendo, Marco. È la cosa. Fai conto che su YouTube consigliano questo perché è l'unico che ci si avvicina. Pensate gli altri Ma sei un.
Sono un criminale. Ah, tra l'altro, uno spacciatore. Visto quindi che siete in tante adesso, ricordiamo che da lunedì le live la mattina iniziamo alle 10, poi non più alle 10. Esatto, da settimana 10. Prossima iniziamo alle 10, facciamo 2 ore la mattina. Tutte le mattine, poi la sera rimane invariato. Sì, la mattina, e anche la mattina gli altri cambia, giorni, insomma. Ma c'è il Marco? Siete contenti? Saranno molto più scialle la mattina. Cos'è? L'obiettivo è essere più tranquilli. Tranquilli, se parti come oggi vuoi. No, vi seguo da quando Marco ha ucciso Yotobi. Infatti tu non lo streamerai mai più niente, per fortuna. Poi quando morava la fibra, basta, farà tutto lui. È questione di giorni, eh? Sì. Certo. Detto di ore, se di ore. Secondi, tra poco arriva. Cioè, dovevo già dirlo, però chissà se sono scordati. Marco! Parcheggio per fila. Alla mattina ma sì, saranno sovrapposta, no, purtroppo. Sì. Avete accettato? No, da me non c'è niente. Allora io sono stronzo. Sì, sei... C'è o non c'è, Marco? No, ho detto che non c'è da me. Sì, buona, tre ore nostre più martedì pomeriggio, giovedì pomeriggio e venerdì. Adesso perché sono andato all'inizio un pochino, non cambiare lo stile. Sì, è meglio Marco, no? Perché la neve sembra più adatto, certo. Siamo nel server Liezar, tu vai direttamente. Io sono già qua sopra la stazione di polizia. Allora, Esprit. Ma Io vado in moto. Perché mi ha spawnato qua. Adesso facciamo un'altra missione. No, no. Adesso che c'ho già anche l'elicottero. Fai quella, Morelli. Io vado in moto. Ma fa minore. Che regalo non riesco mai a fare. La SAP, almeno al mio compleanno mi sdebito completamente, offrendovi qualcosa da bere. Noi regalo il compleanno. Grazie bellissime. Andiamo. Tante. E grazie a te che... Ah, facciamo una cosa. Dai, Moro, continua, vai. Per fortuna, cosa? Dipende, no. Salti in padella, dipende se capita. Se c'è qualche grazie gioco, si può fare. Vai! Vai, verso la... Si scoramon. C'è una neve incredibile in città. Però se no, non gira la danza. Da te non c'è la neve, È perché devi andare di là. Ma sei nell'online, no? No, di là è una merda la strada. Ah, giusto. Poi GPS dice la strada migliore per arrivare più veloce. No? Tanto io ho la moto, quindi anche sulle rocce sono più. Investiamo Morelli. Probabilmente devi investire Marco. La donazione puoi farla quando vuoi. Non serve essere sub. Sono i link tutti su. No, per fare la donazione puoi farla quando vuoi. Ciao Marco, cioè... Marco sei scemo! Amo il pericolo, Esprit. I sub già ci danno i soldi con la sub, sarebbe stupido. Mi sto stazionario qua sopra. Loro. Ti aspetto qua. Dai, Marco. Solo che non c'è la benzina, so. Questi li prendo tutti. Quello no, magari. Prendo vi ricordate? La scia, prendo la scia. Vi ricordate dove sono i borsoni o cambiano ogni volta? Uno è sempre lì. Uno è spogliatoio, l'altro non lo so. Cercate di prenderli subito e venire sul tetto. Invece. Ok. Il problema è che quello che prende il borsone a sinistra non ce la farà andare sul tetto. Cioè, prima secondo me bisogna sfondare un po' la gente. Prendere il borsone. Io non posso darvi una mano. E poi correre. No, dobbiamo fare noi. Io volendo c'ho il lanciagranate. Dovrei averlo riempito. No, il lanciagranate muori tu, Marco. Dentro un edificio. No, da fuori dicevo. No, da fuori. No, da fuori. C'è proprio l'intenzione. No, sì, usate il fucile. No, io c'ho il laser. Con laser, esatto. Ho anche la pistola che li butta per terra. Però non li uccide. La sera sarà per terra anche a noi, mi sa. La sera sarà sempre 8-9. 8-10, 9. Come al solito. Sto vedendo una cosa tremenda. È solo la mattina, faremo semplicemente un'ora in più la mattina prima. E ce la prenderemo anche più tranquilla, nel senso che faremo anche live singole, serie, capace, sì, ci sarà anche solo uno di noi, due di noi, oppure magari a metà cambiamo gioco, cioè ce la prendiamo più rilassata. Facciamo quello che ci piace senza obbligarci a far roba. Poi la sera invece solite live di gruppo, sempre FIFA, sempre TTT, solita roba. E i giochi che usciranno. Porca puttana. Occhio è un po' bianco, io vorrei. Io sta Sanchez ce l'ho veramente dall'inizio del gioco. Prima ne va più veloce, scusa Marco, non va veloce da Sanchez. Però non cado almeno. In realtà anche la sera pensavamo di partire un pelo prima, però sì, ma non ce la facciamo. No, non ce la facciamo. Lo so, sì, aspetta. La cosa migliore sarebbe... La cosa migliore sarebbe fare orari più prima di cena. Perché è molto più comodo sia per noi che poi anche per voi, però... Ormai ci siamo 8-9 via. Sì, ma non ha più senso. Cioè, la sera è bello perché c'è quell'oretta lì. Ecco. Tutti prima. Adesso facciamo 5.
non che cambi molto, però. Vabbè, hanno preso la crew, ma non si è scappata l'altra volta, anche se in realtà basta non andare con Matrotto nella sua costa, cioè facciamo scappare. Sì, perché la crew non si distrugge, ma se tanto non riesce a scappare sei punto da capo. Ah, cioè, ci serve qualcosa di sbagliato. Benetti, non... a 160... Porca bestia, stavo leggendo la chat, ho fatto un incidente grave. Cioè, dipende quanti giga hai, perché se nel 2020 non hai 50 giga con la tua offerta... mi ha sbattuto fuori dalla sessione. Però sei un pezzo di merda. Esprit invece è un impedito. Vabbè, aspettiamo gli Ezzaro. Non posso rientrare comunque, come avete iniziato. No, non può rientrare nella missione. Queste cagate. Sì, ma cioè, si può fare un gioco di merda? Sì, a quanto pare. E io qua fermo sopra, aspettate. Vabbè, l'elicottero ci sarà? Almeno. Marco. L'elicottero l'ho chiamato io. Vai via Kuruma, che fa spawnare qua per la Kuruma. Ti aspetti, devi lasciare la moto lontana però, Marco. Ma vai alla stazione però tu. Marco, vi devo lasciare la moto lontana. Ma perché mi serve la frega? Tu puoi andare alla stazione. Possiamo anche entrare. Ah, però aspetta. Aspettate entrare. Perché io comunque posso prendervi lo stesso anche se non sono in missione. Sì. In teoria. E tecnicamente non mi dovrebbe dare le stelle. No, te dai invece ti ho un elicottero con te. No, perché se non sono in missione no. Sì, quando entra nell'elicottero te le dà, però dopo, non te le dà di continuo. Esatto, quindi non mi possono far fuori. All'inizio potrebbe essere addirittura più. Lascio pure la mia macchina per sicurezza. Però non puoi andare a prendere i borsoni che la roba. Quindi più... chiamo la Kuruma. Vabbè, quello dovete pensarci voi. Cioè, non lo so, cioè, sarebbe comodo perché la Kuruma non si distrugge subito. Aspetta, però intanto però... Vabbè, la Kuruma chiamala tu. Sì, tu chiamala lo stesso. Poi lascia la moto lontana, quello è il problema. L'ho già messa lontana. Aspetta che. Okay. Non la metterei lontana, visto che la devi prendere. No, la Kuruma intendeva la moto. Se no non può chiamare la macchina. Dobbiamo far così, aspetta, richiamo, ok, sono già qua, richiamo l'elicottero. Dove sei io? Sono spawnato, sono praticamente a un isolato dalla stazione di polizia. Chiamo l'elicottero. Beh, a parte tutto, buon Natale. Ferris, grazie Forrest. Grazie Ferris. Grazie Ferris. Pegasus, via. Ma in realtà, Benedetti, poi se usi solo l'audio, puoi mettere la live solo audio, quindi consuma anche molto meno da cellulare. Puoi mettere proprio l'opzione solo audio. Grazie Marco, poi la Kuruma che... Vabbè, lasciamo anche parte qua. In realtà non penso sia la Kuruma, perché basta prendere anche la macchina, tassa più veloce se la fai. Vabbè, però per sicurezza. È un po' lontana Marco. Ti aspetto fuori? È lontanissima Kuruma, come ti hai attaccata qua? Cosa aspetti fuori? Devi venire dentro che dobbiamo prendere con l'elicottero? Poi prendere l'elicottero, vediamo. Poi se non funziona prendiamo la Kuruma. Sì, non so, allora non so se vi può fare... Aspetta, fammi mettere un attimo. Magari, non so, essendo voi in missione magari non vi fa salire su altri veicoli, non credo. No, scusa. Accesso al veicolo amici, quindi voi potete salire. E qua non è entrato in nessuna stanza. No, io sto prendendo l'elicottero adesso. Voglio entrare da nessuna parte. Io. Allora, io sono pronto a tirare fuori il pistolone. Metto il punto dove siete voi. Perfetto, potete iniziare. Arrivo sul tetto io. Allora, fermi. Inizio io, Allora, voi... Espri, vieni qua. Espri, tu sai dove l'altro? Te vai a prendere l'altro. No, io so questo qua dove è, l'altro non lo so. Esatto, vai a prendere quella che sai. L'altra questa la vado a prendere io. Questo c'ho già la pistola in mano, questo poliziotto qui. E adesso gli sparo nella faccia. Entro dentro subito? Vai, era via questo. Ok, io sono sopra di voi. Non mi sta dando le stelle per ora, quindi fate voi calma. Aia. Ma di già, mi ha sparato. Parte morto. Non avevo un botto antiproiettile. Arrivano un paio di poliziotti poi. L'ho presa l'altra, andiamo su il tetto. Devo arrivare anch'io, aspettate. Corri, Vorelli. Marco, forse sta arrivando un tizio, ragazzi. Aspettiamo. No, Marco, prendi la macchina e scappa via piuttosto. Tanto se ce l'hanno loro le borse, fate parlare. No, prendi la scappa via, Marco. Dovrei arrivare. Ma non serve che... Cioè, sto arrivando. Se fai sì, meglio. Ho sbagliato stanza. Possiamo aspettarti, Marco, quel problema. E andate, se non potete aspettarmi andate via. Mi sa di no, perché sei la polizia. Ma chi è questo? Scusami! Vai! Sbagliato, ho due stelle soltanto. Va bene, vado. Guarda che glielo scrivo. E poi abbiamo fatto morire per cui ti sgamano. Però vedi così funziona in realtà. Vedi, io non avevo le stelle, ero lì tranquillo. E io vado via, dai. Ma funziona perché non c'è ancora nessuno adesso. La mia macchina! Ma te l'ho rubata? È scomparsa da dov'era. Ma scusami. Ma perché è successo questa cosa?
Non lo so. Marco, ti hanno fottuto la macchina. È scomparso, è andato da un'altra parte rispetto a dove l'avevo parcheggiata. E ma... Come? Ma proprio si è teletrasportato davanti a me da un'altra parte. No, perché mi ha sgamato? Ma che è stato sgamato? Non c'era nessuno. Ma non è che ti sono stato anche se così troppo in basso, magari? Mi hanno preso l'auto la polizia. Non lo so, no, non vorrei che io magari non vedo alcun tipo di polizia che voi vedete, però non credo. No, no, non c'è. Però se la provo a vederli tutti. Ho sgamato, ho tutto fatto a terra, ho sgamato, oppure niente. Grazie, Fisto. E qua è allora, io adesso cerco di andare più in alto possibile e avanti. A sinistra un po' che scusami, che lavori sono? Mettetemi il punto su paletto che io non vedo niente. Vabbè, tanto è a nord. Beh, più o meno so dove è. Tu hai detto così, va bene, niente. Tanto c'è Marco, poverino, che... Grazie, Stim Freeble. Mi hanno anche la tua macchina. Mi hanno anche la macchina. Ah, che bel fatto. Ce l'abbiamo fatta. Che bel fatto. Ho chiuso PS, ma sento gli auto delle... Dritto così. Grazie mille, Travel. Proprio a destra. Sì, vabbè, adesso mettetemelo appunto. Allora, io l'ho perso la polizia anche voi, no? Immagino. Sì, sì. Ok, a posto. Ah, me l'ha giurato. È stato più facile del previsto fare così. Voglio stare in pausa, oh, stai guidando. No, non sono io in pausa. Ah, è quello stronzo. Vabbè, ma che tanto abbiamo fatto. Che zappa, aspetto l'elicottero. No, sto scendendo. Che dobbiamo fare, amici? Purtroppo la vita. Povero Marco. Ah, beh, è vero, ma. Ma che palle che adesso Marco è in città come uno stronzo. Sì, se vuoi mettere il punto stelle. Io lo vedo, però. Quindi niente. Marco, devo dire stelle, poi arrivarti nelle permissioni. Appunto, l'ho messo dietro in città. No, non no, posso levarle. Ah, ok, non l'avete fatto. Fine missione, sì, appena consegniamo, sì. Vabbè, tanto è vabbè, sì. Chi è che ha messo il punto in città? No, era il mio. Vorrei, la mia macchina di nuovo. Infatti, ho visto il punto in città, non so chi era. Dieta, mi raccomando. Ma che c'è di cotto? C'è il posto per i quattro lì, no? Ma vabbè, c'è tutto... E mentre tutto... fai, fa un'altra volta, poi. Ma dai. Aspettate, perché vi buttate? Che butto io? Ho preso il palo col paracadute. Ecco, guarda, è morto, adesso guarda, si bugga tutto, non lo riesce a prendere. Ma... Perché si bugga tutto, scusa. Perché c'è un cartello, c'è un cartello! E quindi? Beh, moro. E non c'è più il pacco. Vai lì. Oh. Dieta, dieta! Cioè adesso gli Eder si bugga tutto. Sì, io l'avevo detto, papà, l'avevo detto. Questo era imprevisto. Tre volte l'avevo detto. Dovete prenderlo voi, io non li vedo. Okay, e voi mi mettete la strada. Io non li vedo. Ma è sotto l'elicottero sto pacco, come si prende? Sì, siamo tanti, ma ragazzi, c'è, oggi. Siamo tanti, perché ancora le vacanze non sono finite, sì. Mister Ichisi. Sono tutti a casina a godersela con le balle. Prendi un veicolo, sposta il cadavere. Siete sul divano con la copertina o davanti il PC con il copertone tutto, okay, l'ho preso. Isolato, tutto... Arrivo, ora li consiglio. Sto godendo, invece. Marco, adesso la nostra missione sarà di venirti a prendere. L'avete consegnato? Figa, okay, sì. Fammi chiamare l'Ester. A questo punto, attivata la missione, ma aspetta, ma l'avete consegnato? A me non l'ha dato. Ah, giustamente. Giustamente non ho dato un'unità perché non so detto. A posto, sistemato. Mi sono detto un pe' qua. Ah, stavo andando a spegnere il coso che non c'è. E che c'è? Non ho un cambio di pompiere. Ah. Oh, finalmente abbiamo fatto, guarda. Qui c'è un cambio di pompiere. Sei dentro, adesso... Ti mancano... Ce ne mancheranno un sacco, ce ne mancheranno. Ce ne mancano amici. Almeno 4. Yeah. Oh, Franceschino, grazie Franceschino, ben arrivato. Ben arrivato. Avevo letto Franchino, stavo già dicendo la grande botta. Ah, ma la Zentura non è più sequestrata, è distrutta adesso. Almeno 4. Meglio. Meglio, infatti, sì. Quindi c'è adesso da fare. I percorsi di pattuglia, le spedizioni di Dugan. Misure di sicurezza ancora bloccate, i trapani elettrici. Prendiamo i trapani. È ancora un 2-3 live e poi riusciamo. Minchia, 9.000 per la macchina. Beh, sì. Vabbè. Ragazzi, io pensavo fosse una piattaforma, non pensavo fosse acqua. Come piattaforma? Scusa, la corumba, l'hai fatto. Aumento, io adesso devo girare la missione. Quindi a questo punto, Marco, aspetta, gira. Sì, Marco, aspetta, c'è un veicolo, fammi chiamare un veicolo. Ci serviva. Sono bello veloce, però, Morelli, Bello veloce? Se prendiamo lì più veloci. Allora aspetta. Ma come anche oddio, qui ormai sarebbe sempre meglio l'elicottero, si fa molto. Dove dobbiamo andare? Sarà sempre in città? Decisamente. No, non è in città, no, è vicino al penitenziario, lì in zona penitenziario. La mia curumetta. La metà strada. Io lo vedo. Allora. No, sì, che io. Adesso lo vedo. Troviamoci là fuori, aspetta, tanto io devo chiamare l'auto. Marco, dove vedete?
E io devo andare a recuperare la Kuruma, arrivo subito. Che poveri, un attimo, rapper. Un attimino. Dov'è la mia machine, vedere? Però? Dov'è la moglie delle macchine? Eccola. Questa? Sì. Del parcheggio. Io con te moglie arrivo, vedi. Ma hai quattro posti qui? No, c'è le roll bar dietro. Ma non posso fare la finestrina come me, è venuto la rally sta qua. Ho cercato l'unico gruppo di gangster che mi ha sparato, trivellato tutto, mi ha ammazzato subito. No, non è andata benissimo purtroppo, ma adesso vedrete che ci rifaremo, Ma io non è andato questa macchina. Ma ho preso un culato, da molto lento. Vabbè, allora ammazzatemi oggi. Però devi vedere che terapata che faccio adesso, vedi come... Sono in città io, Esprit. Intanto che gli Ezra si schianta, noi andiamo di sciopo come una macchina, guarda. Non posso, è la cosa, è il deposito. Qua il deposito? No, è distrutto, non è il deposito. È al deposito, ho chiamato l'assicurazione e me l'ha rimessa al deposito. No, okay. Se chiami l'assicurazione gliela fai aggiustare, poi chiami il meccanico e la fai portare. Ok, devo richiamare il meccanico. Dove ogni macchina sempre. È sequestrata. Perché sei rubato? Hai ragione, sei sequestrata, non puoi. Purtroppo... Ma che strada sterrata ci fa fare? Ho messo giù il telefono. Ma dove cazzo dobbiamo andare che si fa far sta strada? Di vicino a ma perché fuori. Dove c'è il lago? Morelli, che sono visto! Quanto... non... devi stare mila dollari mi avete dato! Mi ha trapassato! Hai fatto un salto all'indietro! È bello, con la neve di notte però è bellissimo! Abbiamo macchina a posto per questo, Morelli! Però a questa qui un po' la macchina gliela ammazzo perché mi ha messo sotto prima! Sono un tipo vendicativo io! Vabbè, chiamo la mia macchina io! Tranquillo! Posto così. Che scandalo! Che scandalo perché? È la signora per strada. Che scandalo! Ma non parla in inglese? Non è vero, è cosa? Sudamericana parla. Spagnolo, probabilmente. Ispanico. Ah sì? Sì, ci sono alcuni che parlano spagnolo. È storia da unghie. Non l'avevi mai sentito? Ma anche Susan Andreas era così, mi sembra. Anche Susanna. No, la macchina, no! Non mi ricordo. Ma Susanna! Penso che è andato. Ciao a tutti quelli che stanno arrivando. Sì. Sto arrivando al punto giallo, amici. Con la mia Kuruma perfetta. È beato te, ma è in città il punto giallo? No, ma è sotto il lago. No, non è in città. Anche perché io sono in città. Oddio, forse avrei dato così con l'autostrada. Quello è il Yezar. Sì, c'è un problema. Però non sono sotto per... avete qua la macchina? Dovrebbe metterla qua. Dovrebbe. Qui c'è la strada comunque. Osiris, chiamo Osiris. Orelli, c'è un sasso. Devo girare, scusa. È che c'è anche la neve, quindi sguiscia tutto di più. Dov'è un'auto da rally sta qua? Confermo. Me l'ha messa qua. Non è un'auto da rally questa. No. È un auto di merda. Stava prendendo la strada giusta, ma ha deciso di sbagliare. Grande Mark, ma dove? Appunto non te sei accorto. No, ma sto andando dritto lo stesso. Semplicemente sto andando sulla strada più piccola e non sull'autostrada. Che sarà più casino. Sì, ecco qua ti mette la strada più corta, ma in realtà... Mi devo grattare la strada. Morelli! La strada, e niente, sto perdendo l'altra macchina. Non qui! Ma stai fumando, Esper? Tira giù il finestrino, che... almeno. Non c'è la portiera. È un problema. Non posso passare il finestrino. Sono con la neve, veramente... Pinguino, ma qua c'è il punto, devo star fermo, se no mi fa partire la mia. No, io sono lontano, aspettate. Sì, sta lontano dal punto, sono per parte. È arrivato Ninja DVD che mi vuole uccidere da prima. Però non ha capito che la mia Kuruma è praticamente indistruttibile. Ragadini! Anche il suo, credo. Morelli, non devi farlo! Che culo, Esprit. Guarda, sei un disgattato bastardo. Perché ci segue adesso? Ma è possibile che c'è un demente a live? Ma adesso ho fatto due calcoli. Magari non fa niente poi, poraccio, però... Però è ritardato lo stesso, poverino. Marco! Prendi, mi raccomando. Siamo quasi arrivati. Perché chi è che ha messo il punto... niente, ragazzi, ha messo il punto? Ma vabbè, lo uccidiamo, no, che poi inizia anche lui. Io lo ignoro. Tanto va a finire che prima o poi magari gente che ci segue, anche che sa che siamo, basta che noi creiamo un'altra crew con solo noi, quindi non ci battono più. Ma dubito. Credo sia la gente che gioca GTA, appunto.
Aia. Belli. E lì c'è Marco. Tirato fuori il ferro, se l'è data a gambe, eh. Siamo lì davanti, diciamo. Ha capito chi comanda. Okay, bravo, Marco. Gli ho tirato fuori il ferro. Tela, tela. Bisogna portare, ma cosa, cosa è successo? Un coglione. Mi ha fatto la pelata, guarda, non ho più i capelli. È fuggito veramente impaurito tantissimo quando ho tirato fuori la pistola. Cosa è successo? Oh, ma che fai, imbecille? Basta. Che non se ne fu amico, ci mettete 6 mesi per capire. Siete pronti? Andiamo. Oh, forza. Che prendete l'auto, siamo qua. L'osteria è qua? Infatti non sapevo. Vabbè, mi sono messo lontano per evitare... Marco Vieta, Madia non si scherza, baciamo le mani. Allora, facciamo le trappoli mani. Elettrici. Mi segni nella borsa, mi segna. Di pasta burro le facciamo. Posso tirare fuori le armi o ancora troppo presto? È vero. Mi segna la borsa in fondo. No, è la polizia. Avete la no, la borsa in fondo credo sia una... Ah, è vero. Mi segna la borsa stampando. Scusa. Amici, aspettate un attimo. Io mi porto la Kuruma più vicino a me. È vero, la segna là, perché? Vai, vado a prendere io quella là. Però aspetta, se secondo me è quello lì quindi... di prima che l'ha fottuta. No, 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 sta rompendo le balle. No, no, no. Era andato via lontano, lontano, non era qui. Anche perché qua non c'è. Ma poi scusami, è era con me, sali. Io non c'avevo niente. Bastardo? Andiamo farlo fuori, come ha fatto a prenderla, scusa, io non ce l'avevo. L'ha fottuta da lì. Non l'ha presa lui comunque. No, ma secondo me... Io l'ho visto, eh. Cioè, non mi sembrava. Secondo me arrivavi qua e attivi la missione. Anche secondo me. Poi spawna. Anche secondo me. Perché lui non ha fatto... Cioè, a parte rompere le balle un po' che mi spingeva, non ha fatto niente. Anche perché non faceva sapere che c'era una missione lì. Adesso andiamo, magari l'ha fatto di nascostissimo, ma non dubito. Vabbè, è staccata da lui. L'ho visto cosa faceva. La borsa è staccata da lui, è buono. Che ci ti hanno buggato. Questo cosa ha fatto? Perché è venuto addosso a me? Ma può stare, sì. Ma è un gioco della bestia. Johnny Glamour, grazie mille. Grazie Johnny. Johnny Glamour. 22 mesi. Questo cambio qua. Johnny Glamour. Quello con la borsa verde. Quello. Ah, abbiamo una polizia. Ah, 2 stelle, minchia. Magari si può chiamare Lester, eh. Ah, non devi ammazzarli, ho detto. Allora, io ho provato a mettermi davanti, ma questo è imperterrito. A questo punto uccidi il pilota. Se lo aiuti, amo. Ammazzare il pilota. Ma poi aumenta le stelle, ragazzi. Vabbè, che dobbiamo fare? Se è così, poi riesco a ammazzarlo. E come fai? Dobbiamo scappare. Mi fanno il pitti. Dopo dobbiamo scappare. Lo so, ma se c'hai 18 stelle... Non si blocca tanto. Paragli alle gomme, ragazzi. C'ho la Kuruma, faccio io. Ammazzo, quindi? Paragli alle gomme. C'ho la Kuruma. No, poi dobbiamo guidare il camion, come guidi? Certo. Guarda, c'ho la Kuruma, lo fermo subito. L'ho fermato, ragazzi. Non so. Via, via, via. Marco, non mi sembra. Guarda, guarda, guarda. Si sta moto. Fermo e fermo adesso. Insomma, più o meno. Quindi così... Ma senti, uccidete il pilota, cioè, che dobbiamo fare? Ammazzalo così, posso fare. Ok. Becille, pestica... Vai fuori dalla macchina. Che è esploso tutto, è esploso qua. Aiuta a portare tra... Vedi che bisogna portare il camion. Vai. È la fine. Sto scemo. Vai, Esprit, corri. Tu con me? No, vai, 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 io ti no, seguo. No, ti seguiamo tutti con le magne. Ho messo sotto una signora, chiedo scusa. Spero non ce l'abbia. E dividiamo la Pulitzer. Abbiamo provato a chiamare l'estra, vediamo se si può. No, no, provo a fare una cosa invece adesso. Come troppo che metto deserto, se non posso chiamare l'estra. Sì, tu, non provate che la perdi tu. Un poliziotto, si sposta. Ah, me la sto già perdendo già adesso, aspetta. Segnale globale. Mi hanno fatto esplodere dietro. Segnale globale. Ah, c'è uno con la moto volante. Ma i CEO ci stanno, perché alla fine sono contro i nomi, quindi quello ci sta. Sì, però c'è comunque la gente con le moto volanti che erano armate. Chi è che si è fermato qua? E io vado da dietro, non posso andare indietro. Il CEO sono io comunque. Cosa? Io sono tutti. E tutti no, i capi... il CEO sono io. Io è il capo della serie. È stato chiaramente un bug di GTA perché è esplosa la Kuruma, non è possibile. No, ma anche lui è il capo di un'altra cosa. Sì, però cioè, dovrebbe vedere me, non dovrebbe vedere voi. Piccolo bug, un po' capitato. No, vedi i giocatori, vedi i giocatori in generale, vedo. Non lo so. Cioè no, nella mappa dovrebbe vedere me di... No, in realtà su GTA vedi tutto. Penso che un missile non è esploso il camion comunque. Allora cos'è il segnalino? Che tutti ti vedono, scusa. Non lo so. Amici, io sono qua in montagna adesso, senza macchina, senza niente. Vedono me, vedono. Io ho veramente finito tutti. Ok, potete rimuovere il livello di sostopetto. Ah, si può rimuovere? Facciamolo allora. Muoviamo. Io veramente ho finito tutti i proiettili. Dell'armi pesante. Prima non lo facevo, comunque sono in mezzo a niente, quindi in teoria. Forse te non te lo fa fare perché hai il... Sì, ha voglia. L'oggetto.
Darsi. Noi no. Posto, sistemato. Ok, io sono senza pula. Ah, vale. Okay, ok, prego io... la macchina della polizia, allora. Devo richiamare la Kuruma. Anche dove. Aia, mi hanno investito principale. Polizia e non fa niente la polizia, ladri. Ti hanno investito la polizia? Ah, no. No, mi ha investito uno. E poi hanno iniziato a sparare ad altri. Come si faceva a comprare i proiettili? Cioè per forza andare al... No, c'è nel menu con la M c'è opzioni. Cioè c'è munizioni. Devo comprarne veramente tante. Cos'è che ha detto? Chi? Non mi può portare la roba, non ho sentito. Aiuta a portare trappe. No, è sempre la missione la che sto facendo expert. Gli è veloci, sali! Ah, non mi ha dato le stelle, sali pure. Sto correndo con le camioncino. Ma è la macchina di Furio. Vabbè. No, non è vero. Pochino, insomma. Ok. Avevo sbagliato. La menu con M, hai detto. Ah, ok. Vediamo dove me la porta la macchina. Ma dove, scusa? Incarichi, inventario. Ci botto antiproiettile. Ma munizioni. E dopo mi rifullo anch'io di qualcosina. Ma più che altro devo prendere. Non è la macchina di Furio questa. Cos'è la macchina di Furio? Questa è in Furious? Noi verrà qui, quella lì è la Oldsmobile. Grazie, che bella verticale. Grazie Gibo, grazie Gibo, mille. Grazie mille. Fino al massimo, pistola lanciarazzi. Ma un botto sta macchina. Io. Spero, ce l'hai da almeno 2 anni la freddore. E la tosse anche. La tosse no. Ah, ma no? Non ti fa prendere... È passata, secondo me non è vero. Non ho mai avuto tosse sto mese. Ma no. Infatti non ho mica capito, Bronco, che cazzo hai scritto. Ah, non guardavo, scusi. Cosa succede, Moro? Quanto stai laggando? Ma è riposo. Poi un sonnellino alla guida. Non lo so quanto. Tantissimo. Ma guidare a dormire, Marco. Io, vabbè, ma non posso costare così tanto. Ce l'ho, ma non è resistente come la Kuruma. La Kuruma è una via di mezzo. Cioè, comunque abbastanza veloce ed è resistente. Per quello uso sempre quanto questo. Speso di proiettili. Ma dai, visto che trovo meglio quelle veloci e basta. Dopo dobbiamo andare... No. Cioè, sono di carta velina quelle veloci. No, il bello della Kuruma è che c'è anche 4 posti. Beh. Sì. Dopo dobbiamo andare al casino. Poi resistente, puoi fermare vincere la macchina. Lo proviamo quindi. Panica. Vada lancio. Vedo Bronco. Ok, ho finito tutto. Ok, mi sono ricaricato tutto. Ma c'è lentissimo comunque, porca parte. Vai camion, quanto sto andando? Aspetta. Infatti penso che ti raggiungerò. Non vedo, non riesco a vedere, ce la mano davanti. Ma... vado 100 all'ora vado comunque, cioè 100 miglia. Quanto sia, quanto chilometri. Vado io vado ai... La curva non va neanche tanto veloce. Non lo so, 120 forse. Miglia, quindi 180-200 km. Con la neve. Cosa è arrivato però? A punto siamo con il colpo, mancano le ultime preparazioni, poi dovrebbe esserci. Sì, ci mancano... No, questa qui è la... Ne mancano 3 dopo di questa. Beh, è comodo che usiamo i giorni con 2 ore poi. Sì, infatti poi una prossima live finiamo tutte le anche prove. Perché la rapida mi sa che sarà 2 ore sicure minimo. sì, il colpo finale sì sarà lungo. Beh, penso che sia almeno così. Bravo, Vector. Grazie per i 5000. No, no, ma se stiamo bravo, così, Vector. Stiamo lasciamo aperto GTA per 2 giorni diventiamo milionari. 5.000 ogni 10 minuti. Ti ammazzano prima fuori più FK. No, vabbè, basta. Vabbè. Bastardo, cretino. Sta volando tagliato. Moro? Moro? Aspetta, eh. Vedi, poi sbatti, si fanno male loro. Delicatissimo, intanto è andato sotto la contessa, molto bene. Posto. Ottimo, ottimo. Quanto è il bottino del colpo finale, boh? Non lo so. Dovrebbe essere almeno... Vero. 6 milioni. Vero, almeno 1 milioncino a testa. Visto che 3 milioni li ho spesi per le puttanate. Spero almeno 1 milione a testa... Meglio da testa? No, scusa. Eh no, perché Moro ci ha speso 3 milioni. Non ho capito. No, sì, allora dovrebbe essere, sarà sui 10 milioni totale. Ma spero anche di più. Ragazzi, dalla fine così poi mi compro un bel aereo. Voglio... la DeLorean, no, la DeLorean. Vado DeLorean, la chiarare comunque. La moto, magari la moto volante. Devi ricordarci. Eh sì. Ma non era proprio una moto volante, planavi. In totale sono 2 milioni soltanto. Ma che schifo, come in totale come sono in totale? 2 milioni? Se ne spendi 4 per... vuol dire che devi rifarlo più volte. Ne ho spesi almeno 3 per... E lo puoi rifare quante volte per vuoi. Per la sala copia, grazie infinita, signore, grazie, grazie, signore. Tutto, però. Ma magari lo puoi rifare quante volte vuoi.
Grazie Zaffede, grazie mille Zaffede. Grazie, probabilmente ne metteranno altri poi. Finalmente dopo il periodo di prova di Prime Studio posso ritornare fuori. Ma no, ma secondo me... Grazie. Ma grazie, l'abbiamo finita sta missione? Sì, secondo voi. Okay. Ma vogliamo farne un'altra oppure facciamo la prossima volta quando andiamo al casino? Ma l'altra, cioè questa qui è stata abbastanza breve. Si è bloccato, hanno caricamento. Fanno vedere come sta bene, okay. È abbastanza fattibile comunque. Ma sei a pecora, Spritz. Non è difficile comunque. Tra l'altro di qua poi cosa c'è? Ah, qua poi bisogna selezionare tutto. Ah, c'è scritto guadagno potenziale 2.115.000, quota di squadra Leicester 549.000, quindi guadagno giocatore 1.565.000. Vabbè, quindi esatto. È una merda, Così poco? Fa veramente schifo, da dividere tu ne spendi... da dividere... pensavo fosse a testa. No, ma ne spendi... No, Morelli, dai. Come no, c'è scritto... mica c'è scritto a testa. La merda, però, scusa. È veramente terribile così, scusa. Vabbè. Andiamo a fare percorsi di pattuglia. Andiamo a vedere. E l'ho fatto, purtroppo i soldi dipendono anche dall'abilità del hacker che avete chiamato. Vabbè, sì. Ma mi pare che avevamo chiamato il meglio che si poteva avere in quel momento. Non so. Giustamente sono a rosso. Sono preliminare ancora percorsi di pattuglia. Avete la missione, vorrei? Sì. Sono un sacco di russi in chat. Intanto ho preso la Kuruma di Marco, andiamo. Mi sta cagando ancora perché stavo sul Viking. Sta cagando un sacco. Ok. Prego Marco. Il benvenuto in questa macchina. Certo. Poi bisogna andare ovviamente. Proprio vero che il crimine non paga. Proprio mezzo alla città, proprio. La macchina è lenta. Guarda, se nelle sessioni private ci rifacciamo le missioni principali è meglio, secondo me. Sì, dopo a sto punto poi io le rifarei anche tutte. Rifacciamoci le rapine per bene. Tutte le rapine le rifarei molto volentieri. Dove sta andando, Lizard? Prende la macchina. C'era la cosa. Sì, ce la vogliono veloce, veramente in città. Lo so, ma siamo in 4. Vabbè, tanto ed è quella... dobbiamo arrivare tutti. Credo che da 4 aspettate. Sia una delle migliori comunque. Fermati, parcheggio. Grazie. Cioè, adesso magari ce n'è qualcuna meglio, ma almeno questa è anche resistente. Scusa, come succede? Ho fatto un centimetro. Comunque, vai. Siamo in macchina tutti insieme. La bella lava il fuoco. Non è un basta da macchina, quello è sbagliato. Aspetta, fa vedere. Non c'è l'elicottero, no? In caso lo chiamo, no? Tanto me lo segno lì. Metti Zarrillo, Moro, metti Zarrillo. No, conosco, ma... Mamma mia che ignorante, però, Non è possibile, ragazzi. Un po' di cantautorato italiano. Che botta. Ma questa macchina, stai Moro, militando la sbatti... stavo... Sì, no, ma infatti... questa macchina sbatti ed è perfetto, tutto a posto. Guarda. Parte la neve. Grazie Alfredo. Tu sì che mi dai buon successo. Natale, Alfredo. Grazie mille, Moro, no, allora, la cosa divertente è quando vedi i gipponi andargli sotto e farli saltare via con la Kuruma, è bellissimo. Mamma mia, Marco, speriamo. Quel pro attiva sotto la Goldess. Bravo, questo è un carro funebre, non lo era. State efficiente. Gianni Celeste. Vabbè, adesso non esagerare. Gianni Celeste. Un bel cantautorato. Sì, no, sempre da lunedì prossimo. Non so quello lì potevi farlo saltare, no? Da lunedì prossimo. Sì, da lunedì prossimo per... Esatto. Sì. Concentriamo i coglioni. Almeno, magari poi scopriamo che ci fa schifo e non è il caso e torniamo ai soliti orari, però... Però l'idea di la nostra idea, esatto. Alla fine è un'ora in più di là, non è che sia 10 ore in più al giorno. Saranno gli uomini liberi e non dovremo di E più che altro più che l'ora in più è il fare le live più scialli e magari metterci anche a fare live da soli. Sì, così possiamo fare serie anche che non potremmo fare in gruppo, ovviamente. Ma usare, cioè almeno abbiamo anche più giochi, perché giochi di gruppo, ragazzi, purtroppo spesso magari torniamo a fare giochi anche magari che non ci va troppo di fare perché sono gli unici da fare in gruppo e piuttosto vai live uno solo in due e il giorno dopo ci va l'altro, insomma. Ci alterniamo così. Poi le live di gruppo alla sera ci saranno sempre. Alla sera ci saranno, a parte come al solito i vari casi se qualcuno manca o succede qualcosa. La gita in pullman potremmo farla con i mod in live. Se c'hanno GTA, Zaffede, grazie. Il corno d'avo ce l'hanno. Ma aggiunta finta di credito. Grazie. Beh, si può fare. Si può fare tranquillamente. Marco, devo fare una serenata a una ragazza. Saresti disponibile per una cantata? Certo, la Kiliuk. Cazzo ne faresti, Marco?
Dipende dalla ragazza. Devo sapere. Sì, Moro. Caspita. Ma tra l'altro da me è mezzo laggato. Sì, sei andato poi dietro, poi sei tornato a me. Cosa ho visto? Mamma mia. Che incidente! È veramente un incidente grave, è stato quello lì. Corvo, dovresti. Questo, però. Questo è perfetto, è stato. Cosa c'è? Allora, buona giornata, ma io non so come chiamarti, caro. Che hai scritto buona giornata a tutti. Non so veramente come le. Non so. Come si dice? Allora, dovete cambiarvi i cazzo di nickname in modo che vi possiamo leggere, se no non vi leggiamo. Ma no, ma anche se uno fa una donazione, anche solo saluta in chat. Io voglio salutarti. Però, esatto, come non possiamo leggervi. Ehi, che spinner fidget. Mi si piena la macchia, come è successo? Non so. No, perfetto, tanto non si ribalta la curuma. E se si ribalta torna in piedi. Ma no, per davvero sto giro, non era la classica battuta deficiente che fa. Ma adesso sto leggendo la chat, Joe. Eppure guarda. Una bella canzone di Achille Lauro. Vabbè, allora roviniamo la musica italiana, ragazzi, non ho capito io. Ciao Achille Lauro, che ci segui sempre, sei sub, tra l'altro. Esatto, impara a fare la musica, per favore. A proposito che sei sub, te lo consigliamo. No, questo lo prendo! Ma dice questo. E cazzo, era così ghiotto. Cosa facevi qua? Perché si deve essere più autostrada? Togliete il volante a Moro. Moro, ti stai facendo una brutta nomea. Moro, ti stai facendo una brutta nomea. Mi raccomando, recupera le tue. Guarda che bellezza, guarda, me la porto via. Ma è morto, ma Teddy Long è morto lì dentro. Teddy Long è risvenuto. Vi sparo. Infatti, corro. Grazie, signor 300, quello. Grazie 1300. Facciamo che tu fai Nino d'Angelo e io Gigi d'Alessio. Ti canto e teniva a me, cresceva l'indesanga musica bulle. A parte che devo fare una canzone per i sabbi, Ci dobbiamo mettere. È vero, Marco, dove devi fare? Dobbiamo fare la canzone per i sabbi. Che c'è quella cantare io. Alla Roby gli ho fatto già una mini canzone. Dobbiamo fare il testo, ma le note glielo fatte alla Roby. Marco, posso cantare io? Bene. Io sono. Bravo, devo girare qui. Io sono fermato bene. Marco, mi raccomando, quest'anno forza pinguini tattici nucleari a Sanremo. Ma io so anche Enrico, che come sapete il mio amore è infinito. Ma ho notato, quindi, ci sono solo tutti due donne. No, sono cinque, Eliezer. Ma io ho visto due. Cioè, Levante. Allora, aspetta. Levante. Ma a me sembravano due o tre massimo, non di più. Irene Grandi. È che non sono Levante, mai stata. Irene Grandi. Sì, c'è Irene Grandi. Ma ancora. Non c'è Annalisa. Elodie, sono tre. E basta. No, sono 5, sono sicuro che sono 5. Guarda, devi smettere. Comunque anche 5 non sono tante. No, non sono tante anche 5, ci mancherebbe. Però vabbè, ragazzi, lì alla fine il direttore artistico deve scegliere canzoni che sono piaciute di più, sì, ovvio, 5 ovvio. Le donne. No, non è che l'ha fatto apposta, cioè. Lettra Lamborghini, vero? C'è Lettra Lamborghini qua. È pieno di puntini rossi, Ed siamo anche morti. È una taroccata sta macchina. No, Moro, è un bug di GTA, è successo anche prima, quando ti tirano le bombe. È una taroccata. No, Moro, ma figurati. Questo mi ha messo sotto, maleducato. Diamo la missione, va. Dove c'è scritto ci sono tutti quei puntini rossi. Penso di sì anche io. Solo che è pieno di gente qua. Evita di farti scoprire dalle guardie della sicurezza nel luogo dell'incontro punto di domanda e usa il numero di targa indicato per individuare il veicolo corretto. Infatti è arrivato un messaggio. Vabbè, ma l'Elettra Lamborghini a Sanremo è per i social. Tira via le armi. Quindi posso perché camminare? Il telefono è tutto bianco con una luminosità incredibile? Aspetta, il numero di targa ci serve. Vabbè, questo mi sta ammazzando. 06AJV815. Mi fate sgamare quindi. Devi prendere l'auto con la targa giusta. Ma amici, questo qua ci spara. Distraillo tu, Mark. No, sono qua con voi adesso. Okay. Io. Perché c'ho lo sgamato? Perché c'è lo sgamato? Perché devo sgamare sempre Moro, tra l'altro. Però si è girato. Si è girato uno, io ero lì nella minimappa a guardare la metallica. Sono tutti di long. Vabbè, a sto punto falli fuori tutti e prendiamo l'auto. No, riesco fallita, a mirare se esplode tutto. Ah, è fallita però. Sto coglione si esplode la macchina probabilmente. No, mi hanno sgamato a me. Dai, mi sa che farsi sgamare mi sa che. Esplodere. No, ma credo che farsi sgamare fa fallire direttamente la missione. Sì. No, ma come faccio a fare una missione con questo qui? Macchina, col bazooka, scusa, col carro armato. La macchina specialmente. No, perché è venuto fuori scritto veloce, prima, in realtà. Sei in arresto, no, fai? No, puoi spadere roba dentro fuori. Tanto adesso questo qui arriva. Vabbè, ma non ha senso. Non è che ce la facciamo tornare indietro a rifare la missione. E ora che torniamo indietro torniamo qua. Ah! Quanta roba sta esplodendo. Andiamo al casino, allora. Andiamo al casino a fare la... Questo deve fare il coglione, deve fare solamente... Efficiente. Bravo. Pensavo di essere già, invece non è. Dov'è il casino? Ma poi perché c'è la polizia? Non ho fatto niente.
Vabbè, ero morto e ho la polizia. Io rubo la macchina, quindi qualcosa faccio. Troviamoci al casino, dai. Intanto io chiamo la polizia, mi devo. Ma non muoiono mai. Anche non mi ha visto nessuno rubare la macchina. Non muoiono mai. Ma la mini gira benissimo, che bello. Ma poi adesso, effettivamente, in questi giorni sono tutti i bambini a casa, sono tutti in gita, poi da settimana prossima sono tutti a scuola, via. Sarà meno casino nei server. Non so, vedi che sono quattro che sparano di NPC e in mezzo fai spuntare un armato. Marco, porca puttana. Sono svenuto. Come Lucky Luke? Lucky Luke. Era bellissimo Lucky Luke, proprio come... Ma perché il telefono ha la luminosità tutta sbarellata? C'è qualcosa da premere per sistemarla? Oh, cioè, la luminosità del telefono su GTA sparata a 1000. O è un bug perché ce l'ha nel dietro? È un bug. Mi fa male gli occhi. Poi l'ho detto a posto, vedo. Volevo cambiarmi il comunque nome. Comunque sono LOL. La marca me lo rilascia. Mi sa che c'era già. Io LOL non lo leggo. Mi rifiuto categoricamente. Prendo la Jester, dai. Così cambiamo un po' la macchina ogni tanto. Jester. Ma come mai hai deciso di chiamarti LOL? Per curiosità, è una faccina il suo nome, si vedi. Avrai un nome. Ci mancherebbe, eh. Poi, ognuno. Ma è un nome, volevi, che ne sai tu? È che se lo mettesse, almeno posso leggerlo. Io non ho una Zentorno, stavo pensando. Non l'ho mai comprata. Zentorno costa, eh. Perché io sì, faccio no, ma questa non legge. Non l'ho mai comprata. E da oggi non leggeremo più i nomi di merda. Ma sta qui. Parla per te. Se bestemmi, no, se sono bestemmi o volgarità, ok. Ma no, se non si possono leggere, non si leggono, scusami. Vabbè, mettetevi i nomi giusti, leggere, mettetevi. Perché dovete chiamarvi Altaro? Non si può leggere. Come si scrive, tra l'altro? Sono curioso. Marco, appunto per quello. È il problema contrario. Per cortesia, ci sono delle persone che sono. Vedo tutto sotto la gonna. Non si spostano. Ma che brutta macchina, è orribile quella che c'è adesso. Quella col fiocco? Verde con i fiocchini. È arrivato Marco? No, perché mi fa esplodere sto scemo. Albano poi. Perché è vestito da albano? Albano, si chiama Dennis. Ah, pensavo il nome, si chiama Dennis Boss, dove avevi letto l'Albano. No, Albano è vestito come Albano. Ma là che muta, come scusami. Come si veste Albano? Scusa, già che cravatta. Col vestito bianco. C'ha il fedora e la cappella. Beh. Anche. Tiro la ruota. Amici, ho deciso di essere un ragazzo più umile e quindi andrò in giro. Alessio, ma poi ti dovrei chiamare Cappella, vedi un po' tu. Cioè. Allora, è una Porsche brutta, ma è una Porsche. Cosa sto vincendo? Con delle macchine no, da fuoristrada, no, poi. No, è neanche quello. Che palle. Che bello, che raio. 5.000 di esperienza, aspetta, come aspetta, aspettiamo Marco, aspettiamo. Devo perché sei il peggiore in assoluto. Perché non mi si muove più? Hai fatto bene, tutto a posto? Ah, no, perché mi ha buttato indietro. E poi non mi faccia più muovere. Dov'è la macchina? Quello in cui ho veicolo verde. Il veicolo lì, se lo prendessi lo venderei subito, solo per fare soldi. Aspetta, aspetta! Dai, no, no, dai! Sì. No, sì, no, no! Ma va fanculo, va! Guarda te! Ma che 50... cazzo giunto? Comunque 50.000 dollari! Ma 50.000 dollari li faccio che... in una rapina! È il secondo premio più grosso, 50.000 dollari! Posso sparare con questa macchina almeno? Paul? Quanto hai girato? La misera che sfiga di merda! No, me. È da... no, direi di no! Cosa arriva, voglio fare io quello peggiore. Un casino, aspettatemi. Poi ti voglio esplodere. 50.000 dollari di moro, guarda che 50.000, insomma. Sono buoni 50.000. È il secondo premio più alto da quello che vedo. Marco, vai, gira la ruota. Ma... aspetta, sto arrivando io. Cos'è il mistero? Però c'è anche il mistero. Vai a caso, quello sono un premio curioso. Casuale. Come le mystery box. È entrato nel loop del gioco d'azzardo, gli Ezra. Ma tanto non si può fare più di una volta al giorno, infatti. Dove sono i vestiti qua? Di qua. Vado a rivestirmi a modo, che sono vestito nel turbino da 2 mesi. Ma questa signora è bruttissima, che merda. Come? Era una merda, era, Tranquillo, Morelli. Arrivo, era amici, anch'io nel club dei... Ah, ma non l'avevo visto l'albero di Natale qua, tutto in diamante. Come decorazione, no, vedo... Mi bevo... Usare il casino, mi bevo io per oggi. Non ho neanche l'attico io.
Buonasera, vorrei un... Ma dove si cambia, scusa? Ma, ah, infatti sto studio di vodka. Eccomi. Ma amici. Io voglio il completo. Ah, qua, premi... Ah no, però qua è la decorazione, aspetta. Me ne frego un cazzo. Ma dove sono i vestiti? Io sono in missione, sono Green Arrow. Vado, gira la ruota. Sole, certo che giro la ruota, guarda qua. Vediamo un po'. Bollazza. Beh, a parte. Grazie, bollazza. Buon Grazie, bollazza. Lascio che vado a mangiare già con Natale. Bravo. Marco, vai. Ah, ma non ci sono i completi. Anche io voglio mangiare il giapponese oggi. Vai. No, qui c'è solo da comprare le robe con le fiche. Non... Aspetta, forse qua c'è il camerino. Vai, Marco. Marco. Ah, ma ora l'ho trovato. Marco, posso venire? Marco ha vinto la macchina di merda. Marco, subito a farci un giro, via. Vai. Marco, vendila. Marco, vendila subito. Ma è bellissimo. Ma ora comunque qua ci si cambia. Come vendila? Quanto vale se la vendo? È un po' tardi. Ma che vendi la macchina? Ma tientela. Ma se la vendi quanto vale, scusami? Beh, non so. Beh, così la varrà, in realtà. Ma dove si esce? Come si fa? Come si vende, poi? E devi andare, devi portarla dove la modifichi, fai vendi. Ma mi piacerebbe, se costa 2 milioni la vendo subito. Non lo so. Vabbè. Ma poi cosa fai di 2 milioni, Marco? Vabbè, ma aspetta, devo allontanarmi dal mio veicolo. Prende la mi sa che è sotto, Marco, nel garage. Ti accompagno io, Marco. Com'è sotto? Nel garage, mi sa. Quale garage? No, devi chiamare, penso, con... devo chiamare il meccanico, scusa. Non so se te l'ha già dato. Guadagni subito. Zero. Guadagni zero, davvero? Ah, perché probabilmente perché la vince, quindi ma non puoi... Ma di chi è sta macchina? Sono salito come passeggero, ma non me la fa guidare. Fammi vedere. Ah, quindi non si può vendere. Cioè, puoi vendere ma non guadagni, ok? Peccato. Come si chiama? Ecco, Comet Safari. Sei troppo vicino al veicolo personale. Perché Marco, sali però sulla macchina. Non può. Sopra, andare... dico. Aspetta. Morlo, lo qua. Schermo sta giocando Esso. Marco. No, sono io. Marco. No, e di solito, allora, quasi sempre è il primo che trovate nelle webcam. Sì, un trucchetto è nelle webcam qua di fianco. Fatemi entrare allontanato. Il primo è quello che streama, quindi quello che ha la visuale. Devi uscire correndo. Questo è un little trucco. Ah, scusami. Vabbè. Arrivo subito, poi ti vengo a prendere con la mia nuova macchina, Moro. Arrivo sopra, intanto. Ma è imbecille, la tua finestrina. Scusami. Vai. E c'ho delle auto che non ho. Belli. Provaci. No, vai. Vai. Aspetto che mi venga a prendere Marco. Certo, Moro. Ti aspetto qui al punto informativo. Fermo, Esprit, fermo, frena. Già, tutto fatto la macchina, Poi freno. Siamo mille, quello un bug di Twitch. No, puoi chiamare il mio una macchina. Quando vedete che parte a raffica con gli spettatori perché è un bug. Marco! Morelli, vieni qua. Siamo 1400. No, è perché probabilmente è partita la pubblicità e falli. La sparata. Sì. Aspettate un minuto e vedete che è la giornata giusta. Eccoci qua. Siamo comunque tanti. Ma viaggia che è una meraviglia, però, Fai vedere, Marco. Guarda. Ma è orribile, comunque. Ma è orribile. Marco, mi vieni a prendere, per favore. Fa veramente schifo. Ma poi c'hai i gommoni da poi andare. Ma infatti, guarda che sto girando da Dio, Fatta apposta per questo periodo. Ora faccio anche il giro qua intorno. Vai, questa manovra, bravo. Guarda, è perfetto, Marco, per girare. Prima di chiudere la live, dobbiamo fare una cosa. No, è natalizia, bene. Ci sta. Dobbiamo renderla il più accartocciata possibile, questa macchina. Vuoi fare quel lavoro lì? Andiamo dove c'è il treno. Mettetemi il punto. No, come il treno? Voglio accartocciarla col treno. Nel treno vai a destra. Guarda come si tiene bene, perfetta per muovere. Beh, perché sei in una macchina da rally. Ovviamente, questa è la prima botta. Però sei molto lento. Ma per questo faccio a cartucciarla comunque. Tieni. Perfetto. Te le stai beccando le auto, non ne stai saltando una. Eh no, lo sto facendo apposta, cretino. Dobbiamo andare a treno, scusa, Eh no, vero. Capito, intanto che si arriva al treno. Vai di punta, Marco, Beh, dai, va bene lo stesso. Dai, così facciamo anche sopra. Guarda che parcheggio. Aspetta, con una botta Esprit gliela diamo adesso, Ok, perfetto. Però ti devi levare dai coglioni dopo. È durissima, non sa cartoccia per davvero. È la nuova Kuruma, Guarda, non sa cartoccia. Vai, Marco, non ti demoralizzare. No, si sta rompendo, però non si accartoccia. Contro il muro, Marco. Allora, prendi velocità. Questo che cazzo che è, Marco? Questo non era un muro. Sto prendendo velocità, Moro. Voi qua non andate veloci come me, però. La ferrovia è lì, dove c'è l'autostrada. Voglio il muretto. Il guardarail. Cacchio.
Non è abbastanza accartocciato. Perché sguiscia un po', no? Dov'è la... Prova il clacson, Mark. Come si fa? Con l'armatura non si accartoccia, ma non c'è la fermatura, c'ha. Non so, vai. Qual è? È un cazzo normalissimo. Ah, normale. Ma non è molto. Hai ricevuto un'offerta di lavoro. Ma sulla neve va molto più veloce. Vado a pulire il mio bel pomeriggio. Ah, ma sei militare, giustamente. Va veramente veloce sulla neve, incredibile. Niente, ma non so se fa. Va bene, là. Ah, quindi tu sei in giro a Milano? Magari ti ho anche visto una volta. No? Ma parliamo anche ormai, questo è un sacartoccio. Ma io ormai la non la lascio mai più. Marco, non riesco a vedere con questo. Sì, adesso lo rompiamo, Moro, tranquillo. Ma che prova la maggior valore di danni ai veicoli degli altri giocatori. Vai, Marco, è il tuo obiettivo. Infatti... ma questo è il nostro. Io qua adesso. Guarda, fammi salire sulla montagna più alta, Moro. La ferrovia l'abbiamo passata. Eccola. Ma poi non dove facciamo i danni? Facciamo. Continuiamo. Eccolo il treno. Treno. Facciamo un frontale. Ma qual è il tuo veicolo? Non puoi. Andiamo, Moro. Porca puttana. Sei morto. Pensavo fosse distruttibile. Me l'ero preso bene. Invece... Ma tu sei accortocciato. Si è esploso. È esploso proprio. Aliazar, prendimi al volo. Ah, sono fortissimo, sono Arrow per ma davvero. Che twist è stato? Merca minchia! Ho distrutto un coso dei pompieri, ho fatto 800 milioni di danni. Come è possibile? È osteria. Lezza, rompiamo tutti ma i pompieri. Ma Esprit, sei primo! Eh sì, ho otto coso dei pompieri. Aspetta, c'ho un'idea. E agli altri giocatori? Volete solo degli altri giocatori? No, no, okay. Tutto, anche dei NPC. Micchia, quanto che strage hai fatto. Ho lo sto palletto. È questo qua, camion dei pompieri, aspetta. Ma non l'ho preso. Pigliatelo. No! Ti devo pagare un sacco di soldi adesso. Esprit, ti hanno superato a bestia. Qui ti ho fatto un camion. Non sto distruggendo niente. La macchina! Mi sono fatto esplodere. No! Porca miseria, aspetta che adesso Liezar ti devo dare un botto di soldi. Sì, tu sali, sì. Aspetta, qui ci sono dei soldi a terra, li prendo. Fammi depositare i soldi, perché è importante, ragazzi. Scusami. Deposita, ho $13,000, depositiamo. Mi sa che distrugge le auto normali non tanto. Era, sta modalità qui c'era fatta bene su Saint Row, ricordo. Quanto ho fatto dietro? È da 700.000 distruggere il camion della cosa, sì. Le auto normali invece non da un cacchio. Ma mi ha superato però bastardo. Sa cosa sta distruggendo quello. E mi sa perché tipo le auto della polizia e... anche roba così. No, non è vero, Esprit. Se la cazzo. Ma ti ho rotto anche la tua, ma dai! Ma io stavo mirando te! Certo, va bene, Lucky. Ti e quindi adesso devo pagare un sacco di soldi. Fermami pure, anche se sei vestito la militare, magari mi cago sotto, ma. Sì, gli fai lo scherzone del controllino. A Milano se ne vedono in giro tanti di militari a pattugliare. È lo stronzo. Ma no. Quanti ha auto dei pompieri? Abbiamo tirato via fuori il fuoco, quindi ultimamente. Ma cazzo, ho sbagliato verso. Sono arrivato verso la città invece che andare a paletto. Le mie granate, aspettate che devo rifullarmi. Ma che ambulanza vale un sacco. Come si faceva? Vabbè, io vado alla stazione di polizia a fare una strage. Inventario era? Ma che arriva un'altra ambulanza. $3,000 di granate ho speso, mortacci loro. Adesso c'è un gran po' di movimento per le strade. Sì, là che ho notato che sono aumentati molto, ma meglio, Buon cazzo, viaggio! Va benissimo così. Secondo me sta spendendo più, stai spendendo più di munizioni di granate che di premio, sì. Di quello che sono prendi. Ricco io da premio quanto ti dà, il danno che fai magari. Certo. Magari. Diviso 1000. Ah ecco, magari diviso 1000 può essere. 3000 ti darebbe. Poi ci sarebbe. Ah, mi hanno shottato. Diviso top spin. Questi mi servono. Sono un po'. Sono morto. Sì, c'è un tizio. Quel ninja di BD è un altro. Prima di chiudere, vediamo la fine dell'evento che mancano 40 secondi, vediamo quanto ti dà. Io sto anche così, sto anche, guarda, non mi frega di... Dov'è il migliore ninja? Si dovresti vincere. Questo ninja di vidi di merda, fatto proprio Credo che sia quello sulla moto volante. È quella che voglio prendere. Ah.
No, no, è quello lì. Parti dalla musica di tensione. No, se no è quello sopra in moto, mi sa. È Danny DeVito quello sopra in moto. Ah, là. Che bellissimo, tanto guarda quanto va veloce la moto. Sì, è bella, infatti. Costa veramente troppo, però. Oh, 400... Oh, yeah. $400, eh. Hai fatto $400 di danno? No, di... no, di danno ho fatto $32,000. No, no, no. No, che ci sono tanti soldi, quindi... Vediamo quanto è adesso. È uno standard, però. Transazione fallita perché l'inventario e i prezzi sono invalidi. Riavvia per aggiornare il catalogo del gioco di qua. Non ho fatto cosa... Quanto hai preso? Hai dato a Moro la sua parte, 16.000. E noi? Termosifone ha vinto danno criminale provocato ah. Ah, quindi abbiamo vinto tutti. Ma chi ha dato? Ma ha vinto? A me non mi ha dato nessun premio. Ah no, Moro, tu hai preso 16.000 e basta. Ma come? Giustamente, con tutto quello che vi pago. Effettivamente, è vero. Ma non li spendi di tutto. Ma non li paghi con i soldi, basta. Non ha senso sta cosa. Come no? Sono il capo. Ho fatto un livello con quelli. Sei il capo di cacchio. Ma Marco, come capo dei termosifoni, anche proprio IRL, se tu fai qualcosa, i soldi arrivano comunque a me. Vero? Teoricamente sì. Vedi. Però tecnicamente tu, essendo capo, dovresti pagare con i tuoi soldi noi. E non certo. Lo fai. Certo. Certo. Vabbè, comunque... Sì. Certo. Certo. Esci dal Joey. Chi è questo? Scusami. Ma chi è sto vecchio? Con la pistola. Amici, ma mi dispiace che oggi è venerdì. È già è stata oggi. Così breve questa settimana. C'è mezzo del capo di anno. Cioè, mezzo. È veramente il capo di cazzo. C'era di mezzo. Ma è successo? Un po' triste. No, sono quei termo. Se non ho l'emoticoncetto, c'è. No, le termonete non credo si possano donare o scambiare. Vi spacco. No, è tutto in nero. F4. Stasera Friday Night Live, la prima del decennio, eh. È penso, è anche l'ultima. Poi stasera vediamo, lo sappiamo cosa fare. Magari facciamo quella live parlata. No, Willits. Dal 99. Oh, finalmente ho ucciso Ninja, possiamo andare. Come bravissimo. Certo. Queste dichiarazioni, però, Marco, calmo. Eh no, certo. Quello, eh. Non è che si può fare. Beh, andiamo a ravanarci sulla ricetta. Ci vediamo stasera con, non lo so, non mi ricordo. Questa sera con, non lo so, non mi ricordo. Questa sera non abbiamo detto niente, detto che vedevamo poi. Forse facciamo, allora, potremmo fare un po' di parlata con Eurotrack. Con Eurotrack, solito, che... Oppure vedremo. È sempre bello. Alla fine l'altra volta poi non l'aveva rifatto, mi pare. No, quindi possiamo farlo tranquillamente. Volendo. Magari parliamo un po' di questo capodanno, di come va, di come non va. Tiriamo due regioni nel mezzo, quindi... Belli, a questa sera... Mi fischiano con un'altra sera. Fischiamo orecchie. Esistemo? Non so, qualcuno parlerà male di me perché è il destro. Quindi... Vector, secondo me. Qualcuno magari mi sta imitando. Vai, ciao! Ciao!